Una volta il dramma dei lavoratori dell'Ipercoop, alle nostre spalle c'è un manifesto che attesta la presenza dei lavoratori, insieme appunto a te che sei il sindacalista della UIL, anche in un contesto di festa. Che messaggio vuoi lanciare in questo contesto? Stiamo cercando di portare la nostra vertenza ad un carattere superiore, stiamo cercando di avere un po' di visibilità non solo sul territorio irpino, ma per portare la vertenza anche a carattere regionale, perché no anche a carattere nazionale. E quale modo migliore nel Giro d'Italia, nel contesto del Giro d'Italia, di poter portare la nostra vertenza, la visione un po' di tutti, perché comunque sarà un problema che a breve andrà a far preoccupare circa 27 punti vendita del centro-sud Italia, dove parliamo di quasi 2000 lavoratori, quindi stiamo cercando un po' di alzare un po' il tiro in modo tale proprio per aumentare un po' i livelli di contrattazione di tutta quanta la questione che si sta creando intorno all'Evacop. Ecco, non riguarda soltanto l'Irpinia, l'hai detto pure tu, in questo momento, dopo le assemblee, gli incontri, lo sciopero ad oltranza che è stato proclamato alcuni giorni fa, qual è la situazione al momento? Cosa chiede il sindacato e che cosa è stato dato, diciamo, il sindacato in questi giorni da Azeta? Sinceramente la Coop non se ne sta proprio importando della questione, si è messa molto sulle sue. Azeta, dopo la dichiarazione di voler arrivare sul territorio e di voler cedere i punti via, voler acquisire il punto vendita, facendo un taglio di circa 50-60 lavoratori, si è messa sulle sue e non ci sta proprio pensando. Quello che noi stiamo cercando di fare è proprio di far capire che da parte nostra non c'è voglia e volontà di voler cedere a determinate ingiustizie che loro verrebbero a fare sul nostro territorio. Dobbiamo ricordare che loro partiranno da Avellino come primo ipermercato del centro-sud ad essere messo in cessione, in vitto di ramo d'azienda, e da qui penso che debba essere il primo segnale per tutti quanti, per dire no, basta i soprusi, basta le persone che vogliono venire sui nostri territori e cercare di acquisire il nostro know-how e di farci rimettere comunque posti di lavoro che per noi sono importantissimi. Per quanto riguarda invece lo sciopero, è ancora in corso, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Lo sciopero è ancora in corso, stiamo facendo di tutto in modo tale da creare disservizio alla Coop, proprio perché così cerchiamo di prolungare un po' i tempi, perché in modo tale che non riescano a smontare e a poter caricare il materiale che è all'interno, proprio per dare un sospiro in più a tutti quanti i lavoratori, a tutti quanti noi, per cercare di far capire all'azienda di venire col piede giusto nel giro di qualche giorno.